ritroviamo qui per la terza edizione di Let's Eye a Villa Saroli, città di Lugano, all'interno della Limonaia, dove sono mostrate le tavole di fumetti contenute all'interno dei primi quattro volumi della collana Let's Eye. C'è un gran lavoro dietro la pubblicazione di questi libri, una grande squadra che segue questo progetto con il DEX, il Canton Ticino, con la Scuola Romana dei Fumetti, con Carocci Editore. E la cosa importante è che appunto il docente fumettista che fa parte dei laboratori che si svolgono in questa settimana gli spiega che il concetto alla base della vignetta deve essere completamente compreso prima, diciamo, di disegnare la vignetta, e quindi questo è un po' alla base di quello che è la divulgazione scientifica. Quindi loro devono capire, comprendere, riassumere e poi in qualche maniera saperlo disegnare. In questi anni le molte classi di scuola media del Canton Ticino hanno potuto partecipare a questa mostra, che comprende dei laboratori didattici dove gli allievi hanno la possibilità di incontrare davvero degli scienziati, e questo è un aspetto estremamente interessante se pensiamo anche a un'ottica di orientamento professionale. La prima lezione che ho fatto in classe a Tesserete, i ragazzi erano già molto ben preparati, c'è stata interazione, era stimolante, avevano portato anche due cuori di animali che abbiamo guardato assieme, poi avevo portato un ecografo per far vedere le immagini, diciamo, in diretta del cuore di uno di loro che si è sdraiato sulla cattedra. Molto bello per me e penso anche utile per loro. Noi accogliamo volentieri questi ragazzi che vengono da Let's Science all'ideatorio, e l'approccio che facciamo è semplicemente immergerli nella realtà, la realtà del cosmo. Crediamo che la realtà, cioè accorgerci di dove siamo all'interno di questo piccolo nostro pianeta, all'interno di un grande universo, sia molto educativo. C'è una forza educativa della realtà che ci fa poi guardare la vita, tutta la nostra vita diversamente. Quindi ecco che la scienza diventa educativa, diventa cultura e non è solo nozione. Questo è lo spirito di Let's Science, che andremo a concludere con un astronauta tra noi. Sabato pomeriggio incontriamo Paolo Nespoli, che risponderà a tutte le domande che gli verranno rivolte e ci racconterà proprio che guardando le stelle c'è tanta strada per raggiungerle.